Poste italiane, dopo le chiusure degli uffici per evitare ogni contagio, le attività non sono ancora riprese appieno. A seguito della protesta di Isernia, arriva anche l'azione dell'amministrazione comunale di Rocca Mandolfi. La protesta contro la direzione aziendale di Poste Italiane è in atto e si sta estendendo. La causa sta negli uffici postali che non hanno riaperto oppure lo hanno fatto soltanto per alcuni giorni la settimana, procurando notevoli disagi ai cittadini. Così succede che dopo la protesta di Isernia scatta quella di Rocca Mandolfi, dove il sindaco Giacomo Lombardi, appoggiato dai suoi concittadini e dall'amministrazione comunale, ha deciso di inviare a Poste Italiane e per conoscenza al prefetto una lettera al giorno per sollecitare la piena riapertura dell'ufficio postale. La situazione è diventata insostenibile. Da circa 3 mesi dopo il Covid, le poste hanno effettuato un vero e proprio taglio, aprendo l'ufficio postale 3 volte a settimana anziché i 6 giorni. E tutto questo crea una serie di problemi veramente importanti. Ci sono anziani costretti a fare la fila per 3-4 ore sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la neve, se verrà questa la stagione invernale. Ci sono persone che devono lavorare, che sono costretti a fare file estenuanti e poi magari a non poter effettuare il servizio da loro richiesto. Ci sono tante altre persone che decidono di andare altrove proprio per non sottostare a interminabili file. La situazione è diventata veramente insostenibile. Ed è una vergogna che Poste Italiane, in un periodo di difficoltà, in un periodo di crisi, anziché essere al fianco dei cittadini, delle piccole comunità, diventa quasi da un ostacolo per il servizio di una piccola comunità come Rocca Mandolfi. E per questo abbiamo deciso di attuare questa forma di protesta e ogni giorno Poste Italiane riceverà, e per conoscenza anche il prefetto di Isernia, una lettera di sollecito alla riapertura ordinaria dell'ufficio postale di Rocca Mandolfi. Chiedo semplicemente di rispettare i nostri diritti, di rispettare la nostra gente e di riaprire l'ufficio postale nei 6 giorni settimanali, quindi dal lunedì al sabato con orario 8 e un quarto, 13:45, quindi semplicemente i servizi che erano erogati a questa comunità prima del Covid-19. La cosa più grave è che non ci sono criteri, non c'è un criterio ben definito. Quando ho parlato con i vertici di Poste Italiane mi hanno detto che gli uffici postali che vengono riaperti o che vengono chiusi, diciamo, vengono scelti quasi a caso, quindi non c'è nessuna forma di criterio e tutto questo veramente è da restare allibiti. In un periodo in cui si parla tanto della valorizzazione delle aree interne, di stare vicino ai cittadini, di rivalorizzare i nostri comuni, tagliare in maniera così cruda un servizio essenziale fa davvero riflettere.